Bentornati su As It Should Be. Se è la prima volta che venite, mi chiamo Davide, piacere. Se non è la prima volta, mi chiamo comunque Davide. Oggi andiamo a vedere una cosa carina e spero anche funzionale. Abbiamo qui un'incudine da 5 kg, marchio Oreca, purtroppo è cinese, ma vediamo se ha una certa decenza. Allora, qui c'è scritto incudine ghisa, ma dall'altra parte, se non sbaglio, sullo scontrino c'è scritto incudine ghisa acciaiosa. Nell'immagine sembra fatto molto bene, vediamo un po' nella realtà. Ecco qua la confezione. Beh, diciamo che è tutto tranne che perfetto. E secondo me lo hanno pure stuccato in diversi punti. O forse questa parte è stata saldata, vediamo un po'. Si vede qua ad esempio un qualcosa che non torna. Però a quanto pare è saldato. Se ci fosse qualcosa tipo... E questa è la vernice che si segna, va bene. Però anzi, già che non vedo stucco, già questo fatto mi rincuora. Sebbene in questi punti manchi proprio il metallo. Difetto dello stampo e va bene. La durezza non è male. Andiamo a fare qualche cosa. Ci abbiamo dei lamierini di metallo, vediamo un po' che si riesce a fare. Abbiamo dato una specie di curvatura. Bene. Adesso proviamo a dargli un angolo. L'angolo lo possiamo fare in questo. Beh, direi che non è male. Utilizzabile. Vorrei un po' migliorarlo. Magari spianando perfettamente qua sopra e accordando anche con la parte inferiore. A occhio non sembra molto storto, ma la verità si vedrà sotto la fresa. Thank you.
Orologio. E come l'hai fatto la ricetta? Sei tu. Sì? Come si chiama? Selection B. Ma no, dove l'hai fatto la ricetta? Dove che cali, dove scivo, eh? Da Benedetta. Benedetta? E chi è? Una che fa le tarte e le cose da mangiare. Benedetta sedicesima? No. E chi? Benedetta. E poi basta, solo Benedetta. Benedetta le cose fatte in casa. Sembra buono. Guarda, va bene. Ciao ciao, io continuo a fare qua. Guarda, me ne compri un altro che stai facendo assordire la casa. Come? Ne prendi un altro che mi stai facendo assordire? No. Ehi. Ma puoi tu? Mmm. Facciamo metà e metà? Metà e metà. No, facciamo la gara. Come gara? Che tu metti così? Poi se la soffia prima vince. Va bene. Aspetta, non iniziare. Pronti, ai posti. No! Quanto è buono! Thank you.
Allora, l'abbiamo spianato, però già ho provato a schiacciare un rivetto, ci è rimasto il dente, quindi il materiale comunque sia non è buono. Sebbene l'abbia perfettamente allisciato, è molto poco utile. Magari per lavori molto delicati potrebbe essere anche utilizzabile, però nella maggior parte dei lavori veri, ahimè, non lo è. Qui abbiamo un rivetto in rame. Ed ecco qua. Già solo la testa toccando per schiacciarlo, già ha fatto un dente. Mentre invece, se io adoperassi qualcosa del genere, come si vede non avrei nessun problema. Ma anche questo è un blocco di C45, nessun dente a parte l'ossido esterno che si è staccato. E si sente pure il suono, che è qualcosa di diverso. Quindi. La conclusione qual è? Allora, questa incudine costa, vediamo un attimo, 26,35 euro, quindi 25 euro. Diciamo che come fattura è abbastanza decente, perché abbiamo visto i piani erano paralleli, però il materiale è inservibile, ghisa molto tenera, non so cosa si potrebbe fare, forse come supporto per martellare qualcosa di molto morbido, però appena scappa una martellata si segna. Non lo consiglio. Ahimè, un incudine serio costa anche migliaia di euro, qualcosa di grosso, però penso che me lo farò da solo prossimamente con un bel pezzo di C45. Bene, abbiamo fatto il test di questo incudine cinese. Come sempre, non ci sono buone notizie. E con questo è tutto da As It Should Be.